sindaco oggi dei riconoscimenti molto importanti per la categoria. Cosa ha significato ricordare un periodo che sembra così lontano come quello del Covid? Sì, abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato, cose che avevamo archiviato nella nostra mente, almeno io, e fatto ritornare tante cose alla mente, quei primi giorni concitati quando non si sapeva cosa fare, la ricerca spasmodica delle mascherine che non si trovavano, le autocertificazioni per uscire di casa, sembra veramente un'altra era e invece sono passati pochi anni. E la polizia è stata, come ha definito il comandante, una colonna portante. E cosa sente di dire loro in questa fase di avvicendamento, ma che comunque l'ha coinvolta in prima Sì, persona? diciamo, anche io ero coinvolto come vice sindaco in quel periodo. I vigili sono stati la parte, diciamo, che ha affrontato in prima battuta l'emergenza. Poi sono stati coinvolti anche tantissimi altri dipendenti del comune di Grottammare. Veramente è stato fatto un ottimo lavoro di squadra dove tutti hanno contribuito al superamento di questa emergenza pandemica. Quindi l'occasione è buona per estendere in maniera simbolica il riconoscimento a tutti coloro che di fatto da ogni fronte hanno dato il proprio contributo. Esatto, diciamo la Regione Marche con una delibera di giunta ha dato queste onorificenze ai vari corpi di vigili urbani, però è un modo anche per ricordare tutto l'impegno che hanno profuso tutti gli altri che erano anche in prima linea. Mi viene in mente la Protezione Civile, gli operai comunali, gli operatori di servizi sociali, ma anche quelli che in seconda fila hanno reso possibile lavorare da casa, fare gli acquisti in quei periodi. Quindi io mi sento proprio di ringraziare tutta la macchina comunale proprio per lo sforzo profuso in quei giorni.